caso della quarta puntata di Amici Celebrities, Filippo Bisci ha lasciato il segno con le sue lacrime. Il conduttore di Temptation Island si è emozionato mentre cantava Portami a ballare, la canzone con la quale Luca Barbarossa ha vinto il Festival di Sanremo 1992. Una canzone che parla dell'amore materno e che a Bisci ha ricordato i recenti problemi di salute della sua mamma. Eh sì, perché la signora ha dovuto di recente combattere contro un tumore, come rivelato dalla stessa Elisabetta in un'intervista concessa al settimanale di Più TV. La madre di Filippo è stata male per un lungo periodo e ha vinto la sua battaglia, ma certi momenti e stati d'animo sono difficili da superare. Il 42enne ha rivissuto con quella semplice esibizione tutti i problemi che ha dovuto affrontare con la sua famiglia. Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce. Per me è stata dura, più che altro perché non volevo preoccuparlo. Queste cose, quando capitano, non sono mai facili, ha raccontato la madre di Bisciglia. Come ha detto mio figlio in TV, ho vinto la mia battaglia contro la malattia e posso dire che sto bene, ma continuo a fare controlli, non abbasso mai la guardia e del resto non bisogna mai farlo. Mio figlio Filippo, come l'altra mia figlia, non mi molla neanche un secondo. Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita, ha aggiunto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.